Buongiorno a tutti. Devo dire che non me lo sarei mai aspettato, ma l'aeroporto di Roma Fiumicino alle 4 del mattino è davvero discretamente frequentato. Allora, intanto come al mio solito sono in anticipo, no, come al mio solito sono in anticipo, no, perché quello mai, come al mio solito commento i vostri commenti. Allora, nell'ultimo video mi ci ha mandato persino un messaggio su WhatsApp un amico, follower pure, per dirmi: guarda che ti stai esponendo troppo, attenta, ma non hai visto che critiche dure all'ultimo video? E molti ruotavano intorno al fatto che ci fossero appunto riprese in cui si vedevano anche visi di persone. Allora, la prima domanda è: ma perché quando io faccio i video in giro si vede tutto della gente, non dice niente nessuno, sull'aereo improvvisamente sei pazzo se riprendi la gente? Cioè, ragazzi, o vale sempre oppure non vedo perché proprio sull'aereo, non è che l'ho ripresa al bagno mentre fanno i loro bisogni intimi. Sì, ho preso questa decisione, queste sono le cose che adoro, che suona il pianoforte nel frattempo per gli altri, adoro. Appunto, sì, mi sono assunta il rischio perché so che si può registrare tutto e dappertutto, ma sul pubblicare poi ti potresti beccare querele o cose del genere. Ok, allora facciamo che ho rischiato e che quindi comunque, prima cosa, se vi interessano i miei video li vedete. Se proprio pensate che sono la peggio, antipatica, ma che video fai? Cioè, comunque non è un servizio pubblico, non ci pagate le tasse. Potete scegliere altri video da vedere, no? Detto questo, io ho semplicemente pensato, e con questo non è che sto sostenendo che nessuno potrebbe farsi girare se un giorno la tizia è ripresa in aereo. Boh, vabbè, se volesse mi denuncerà. Però, per dire, se ti comporti in un luogo pubblico in maniera veramente vergognosa. Cioè, ma questo è un discorso non legale, etico. Cioè, se tu fai per dire lo schifo vero in un autobus, ma non è che poi te la puoi prendere con quello che gli è capitato di testimoniare la cosa e fare il video, sei te che fai schifo. Quindi questo prima cosa. Seconda, purtroppo darmi una moderata, come qualcuno mi consiglia, è molto difficile perché a differenza di altre persone, a differenza della norma, diciamo, di quello che si vede a Fuerteventura. Vabbè, allora, chi fa i video nel senso, la società. Certi commenti arrivano perché obiettivamente la società è talmente piena di invidiosi che io non è che mi sento sto cavolo da invidiare. Però ve lo dico, tanti che sono invidiosi ci stanno. Forse più dovrebbe finire invidiose, ma non solo, le tanti invidiosi. Secondo punto, io non so quanto senso abbia moderarmi perché il mio canale è nato per parlare. Comunque sì, ok, dimmi che mi trasferivo alle Canarie, ma poi alla fine di quella società, di come si vive alle Canarie, di com'è questa società, il volto sociale di questa cosa. A differenza di altri che magari appunto il canale è che vende, che spreme la gente come arance per far spremuta loro. Allora vabbè, così, certo non parli male di nessuno, stai sempre attentino, perché devi vendere, quindi deve sembrare tutto d'oro. Però non siamo tutti così e c'è appunto persino chi se la rischia. Tra virgolette, ovviamente, non è che sto andando in guerra, anche se poi mi hanno anche fatto minacce veramente serie. Questo ve lo dico perché comunque qualsiasi cosa rimanga pubblico, a me sono state fatte minacce veramente serie di farmi sparire, di gambizzarmi, cose così. Allora, un po' non l'ho volute mai prendere sul serio, sinceramente. E poi voglio dire pure un'altra cosa, cioè, ma io dico, se tutti, no, tutti quanti ci abituiamo a far sì che se succede una cosa terribile si chiudono gli occhi perché sennò sei in pericolo a dirlo. Beh, povero mondo, insomma, voglio dire, no? Qualcuno che anche si espone un minimo, ripeto, non sto andando in guerra, ma almeno correre il rischio di dire: guardate quella cosa lì marrone, non è cioccolato, è proprio cacca. E no, io non, cioè, non ce la faccio a non farlo. E niente, sono arrivata come vedete e vabbè, a me niente, la mia faccia cambia. A proposito dei discorsi appunto che facevo prima e di tutta la sciocca retorica che a volte si fa nei commenti: ah, ma se un posto non ti piace, tornatene a casa. Cioè, io ho pensato, no? Voglio dire, ogni paragone, su questo sono uno dei paragoni, ma voglio dire, cioè, si può dire per esempio che la Sicilia non sia un luogo bellissimo, una delle terre più belle del mondo? Allora, se la ami, devi fare finta che non c'è la mafia? Ecco, io dico questo pure di Fuerteventura. Oggi me ne sono proprio resa conto, sono atterrata qua. L'aria, i paesaggi, le cose, cioè io proprio rinasco arrivando su quest'isola. Mi sento che sembrerà quasi prepotente da dire, però io me la sento la mia terra.
Cioè, per scelta, come certe famiglie che non ti sono capitate, deve scegliere. Per me Forteventura è la mia terra in questo. E visto che io la amo così, tutto ciò che la deturpa, la rovina e la rende un'isola meno bella umanamente, io lo voglio continuare a dire come se fossi una che sta in Sicilia, ama la Sicilia e vuole combattere la mafia. Ovviamente, con le dovute proporzioni, io non so niente di che e non sto a combattere la mafia. Però l'idea che appunto anche quel poco che uno dice possa venire preso e anche essere vissuto da chi ti minaccia come cose gravi, come... Cioè, veramente a me tanta gente mi ha detto, fai vedere la spiaggetta e basta, che qua ti può succedere cose. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Io non voglio sperare di poter considerare veramente fuffa queste cose, anche perché appunto già raccontandole magari no. E comunque sì, quello che voglio dire a tutti è, a chi guarda i miei video, se ci trovate qualcosa di interessante nei miei punti di vista, nel modo in cui racconto quest'isola e soprattutto devo dire l'umanità che la popola alla fine. Siete benvenuti, anche nel darmi torto su qualcosa si vede nei commenti tante volte, però davvero voglio bannare, questa è un po' una novità che voglio fare, tra l'altro ne voglio pure organizzare qualcun'altra che poi vi racconto, però sì, io certi personaggi tipo ciao, addio Monica, ma basta, sono personaggi inutili che non stimolano il dibattito, che potrei anche stare a parlare 2 ore di filosofia e farebbero caso solo se per caso ho un brufolo dietro l'orecchio, allora quello è il motivo del vi... Basta. Fatevi una vita davvero, nel senso che persino andare su YouTube può essere un atto comunque che sia formativo, che sia di intrattenimento. Allora perché dovete buttare il tempo sul mio canale se vi sto tanto sulle palle? È una cosa, poi anche perché, ecco, poi qua, ultima difesa e poi vi sto zitta. La gente non mi conosce, mi vede col sorriso molte volte e molte altre volte, magari addirittura se faccio una critica mi sembra un po' vedere come acida. Ma più che mai in questi giorni... Insomma, riflettevamo con mia madre, bisogna sempre, sempre tenersi stretti chi si è, perché io nella vita, piaccia o no, sono una che è raro che si mette a rivendicare e qui lo sento fare così tanto da tutti i ragazzi che uno persino se una volta ha ammazzato una zanzara lo racconta come la storia epica della sua vita, che vi dico che io penso di poter dire di essere una che è sopravvissuta invece veramente a cose che la gente le ammazza, ma le ammazza sul serio, in tutti i sensi, fisicamente e psichicamente. Ieri, lo dico per la prima volta, è stato l'anniversario, 7 anni senza mio padre, che il 3 giugno del 2015 se n'è andato tragicamente avendolo deciso. E da lì è cominciato un altro capitolo della mia vita, lì per lì anche dolorosissimo, tragico, però per come io mi sono evoluta, per quello che ho dovuto tirare fuori. Per sopravvivere non solo fisicamente, ma per non morire dentro rispetto a tutto quello che era accaduto con una figlia di 2 anni, beh, non tornerei mai indietro su chi ero, perché sono diventata una persona comunque più forte, che sa molto più chi è, e quindi certe cose non me le faccio dire, ragazzi, da nessuno. Quindi un bacio a tutti quelli che mi seguono con affetto e un addio a tutti quelli che hanno scambiato il mio canale per il vomitatoio della cattiveria.